Niente, coloro che possono essere interessati a donare, basta compilare un questionario molto dettagliato per la sicurezza sia del donatore ma anche maggiore del chi riceve. Si fanno dei controlli preliminari e quindi eventualmente se ci sono le condizioni che si possa fare il prelievo, si fa un prelievo di sangue per controllare l'attività propria totale dell'organismo, quindi la salute del donatore, e da quel momento in poi dopo 3-4 giorni si è disponibile già a donare se idoneo. Noi abbiamo questo bel primato che abbiamo voluto, che la donazione Italia in Europa addirittura siamo stati i primi ad avanzare questa proposta di legge, che poi è passata anche al Parlamento italiano, e la donazione è completamente gratuita. Questo non avveniva molti anni fa e noi questo l'abbiamo anche sconfitto. E nella provincia siciliana siamo all'ultimo posto delle province grosse, province diciamo metropolitane. Questo è un po' dovuto un po' alla nostra insufficiente raccolta che noi facciamo nella nostra provincia, ma in particolare a Messina proprio città, perché Messina città ha 250.000 abitanti, quindi abbiamo un potenziale di 25.000 donatori, ne abbiamo 1.800, 1.900, capite benissimo il deficit qua. Se poi ci mettiamo che nella nostra città abbiamo il più grosso ospedale della provincia, quindi di alta specializzazione, capite benissimo che questo è molto grave.